Siamo con Nina Castellani per tracciare un resoconto dell'iniziativa sugli antichi Umbri che si è tenuta il 12-13 settembre. Partiamo innanzitutto da un primissimo bilancio, com'è andata? A noi pare che sia andata abbastanza bene perché il pubblico che ha seguito alcune delle iniziative è stato sicuramente numeroso. E soprattutto per quanto riguarda lo spettacolo teatrale e anche per quanto riguarda la processione. Comunque il mercatino ha dovuto chiudere perché è arrivata la pioggia, altrimenti anche lì sembrava che ci fosse abbastanza gente. Le mostre sono state molto seguite, quindi sicuramente il bilancio è positivo. Un bilancio positivo per un'iniziativa di alto valore culturale. Quali erano le finalità che vi eravate promesse di perseguire? Allora, noi siamo appassionate, studiose appassionate, ma non siamo sicuramente specialiste della storia degli antichi Umbri. Ci siamo basate sicuramente sugli studi di vari archeologi, di vari glottoli e soprattutto naturalmente del professor Ancillotti. E le finalità che ci eravamo ripromesse erano appunto quelle di far conoscere attraverso canali comunicativi, tecniche, diciamo di comunicazione abbastanza attrattive, e capaci anche in qualche modo di influenzare la sfera emozionale della gente, quindi i sentimenti. Volevamo appunto perseguire soprattutto la conoscenza di quel mondo, che è molto lontano ma dovrebbe essere molto più vicino per quanto riguarda il messaggio che contiene. Poi l'altra finalità sicuramente importante era quella di far conoscere non soltanto agli ugubini, ma a un pubblico, diciamo ai turisti, qualcosa che soltanto Gubbio possiede. Quindi una testimonianza incredibile, straordinariamente importante, che appunto sono le tavole ugubine, che aprono, spalancano la finestra su un periodo di storia assai poco conosciuto. Si conosce benissimo, abbastanza bene, la storia degli Etruschi, si conosce benissimo ovviamente la storia dei Romani, ma gli Umbri, che pare che siano stati sicuramente la base della civiltà sia dei Romani, non tanto degli Etruschi, ma sicuramente dei Romani, gli Umbri erano confinati in due righe, tre righe dei libri di storia, non avevano più spazio. Ci siamo resi conto che invece c'è veramente un mondo da conoscere che può ancora oggi veramente farci sentire fieri di avere con noi qui a Gubbio quella testimonianza importante. A Lucia Baldelli chiediamo: in che modo avete cercato di rendere attrattivo un tema così bello, così importante, ma anche difficile? Certo, dunque abbiamo utilizzato diverse strategie comunicative proprio per poter attrarre tante persone, però con sensibilità diverse, per cui è stato messo in scena uno spettacolo teatrale, il mercatino delle erbe, la processione, mostre fotografiche e non, laboratori didattici creativi per i bambini e altre iniziative. Questa iniziativa ha cercato di cogliere un aspetto, che è quello di rendere presenti i valori che erano propri degli antichi Umbri, però presentati dagli Eugubini oggi, cioè ci sono per esempio le mostre di artisti Eugubini come e nonne che hanno per esempio quella dell'Arengo al Palazzo dei Consoli, che hanno proposto le loro opere sottolineando i segni propri delle tavole ugubine. Organizzati da Isabella Sannipoli, Ettore Sannipoli, con testi critici di Cesare Coppari. Poi l'altra mostra invece fotografica, ci ha fornito delle stupende fotografie Maurizio Biancarelli, e questa per quanto riguarda le mostre. E invece per quanto riguarda il mercato delle erbe e dei prodotti della terra, abbiamo avuto l'aratorio familiare e così le erboristerie che diciamo in comune hanno proprio il rispetto della natura. Il ventaglio quindi delle iniziative è stato sicuramente vario, proprio per colpire anche, come diceva appunto Lucia, sensibilità e interessi diversi, perché il messaggio potesse veramente raggiungere il numero più vasto possibile
di egubini e di turisti, di persone interessate. Quindi, come ha detto lei, c'era appunto un mercato delle erbe autoctone, che non soltanto delle erbe, ma di tutti i prodotti della terra, che rispettando integralmente gli equilibri naturali, i ritmi della natura, ancora oggi, portano avanti tecniche che naturalmente affondano le loro radici in quello che è stato il mondo degli antichi Umbri. Ed è un messaggio veramente importante che rimane appunto vivo ancora oggi, perché era questo il discorso. Noi volevamo fare un doppio, diciamo, un doppio piano di comunicazione, quello per cui gli egubini di oggi vedono oggi ancora in iniziative e diciamo attività quelle che sono le eredità ideali degli antichi Umbri, che ancora in qualche modo sopravvivono. Poi l'altro piano era quello del cercare, e forse in qualche modo ci siamo riuscite, del cercare di immergere proprio in quella realtà di 3.000 anni fa, più o meno, di 3.000 anni fa, gli spettatori e i turisti che erano presenti, per far conoscere uno spaccato della vita di quei lontani avi, sia attraverso lo spettacolo teatrale, che in qualche modo riproducendo la realtà di un voto sacro, che era appunto la primavera sacra, che non è contenuta nelle tavole, ma è attestato da tantissimi autori latini, quindi appunto riprendendo quel voto potessero in qualche modo far capire quali erano i principi, il tipo di società, il tipo di attività, lo stesso tipo anche di cucina degli antichi Umbri di Govium. Oltre a questo abbiamo pensato, appunto, davanti quindi a uno spettacolo teatrale in qualche modo ti immergi in quel mondo, ti sembra quasi di partecipare, di essere all'interno. Così come con la processione appunto che il giorno seguente, la domenica, si è svolta dal luogo dove sorgeva l'antica Porta Veia degli Umbri fino alla Piazza dei Risi, portando avanti, cioè realizzando in qualche modo una processione sacra che era al centro delle feste sestentasie, le feste che ai Govium, e non sicuramente non soltanto ai Govium, ma presso gli antichi Umbri, aprivano l'anno agrario, davano il via all'anno agrario, impetrando naturalmente che cosa? Il benessere, l'abbondanza dei raccolti e la possibilità di tenere lontani qualsiasi tipo di carestia, di malattie del grano e naturalmente dei cereali e dei frutti. Questo abbiamo visto che in qualche modo è riuscito, perché in effetti la gente ha seguito moltissimo, e quando la processione è passata si è creato veramente un silenzio incredibile che ci ha lasciato sicuramente contente, perché significava che in qualche modo la suggestione che volevamo diffondere si è creata e si è capito che non è stato soltanto una semplice riproduzione di carattere antiquario o meramente folcloristico, ma è stato il tentativo di far capire come quella gente viveva, quali messaggi può ancora lasciare, quali principi sostanziavano la vita quotidiana, dal rispetto per la natura al rispetto per la parola data e per gli impegni presi, alla solidarietà, alla condivisione, alla capacità di mantenere patti anche con comunità diverse, perché questo è una delle grandi eredità che noi abbiamo dal punto di vista politico e ideale. Qui a Gubbio è l'antica Govium, c'era il capoluogo, la capitale, non è corretto il termine, però il capoluogo di una confederazione che aveva impostato sulla pace, la protezione reciproca, la propria sopravvivenza, ed è una cosa che sicuramente era eccezionale a quel tempo. Vorrei adesso aprire una piccola parentesi, se mi è permesso, perché secondo noi è doverosa. C'era un'altra finalità che noi volevamo perseguire, era quella di far partecipare un'intera città è un po' troppo, ma il maggior numero di cittadini a questo tipo di manifestazione, perché si sentissero in qualche modo coinvolti e protagonisti. E questo fine lo abbiamo raggiunto forse non completamente, ma in buona parte, tant'è vero che abbiamo avuto la collaborazione, i contributi di tantissimi soggetti, da imprese a soggetti economici, artisti, docenti, singoli cittadini. Per esempio, parlavo poco fa di quei due momenti in cui la suggestione è stata massima, per cui la gente si è in qualche modo ritrovata alla realtà di 3.000 anni fa, ed è stato veramente forse quella che un po' più ha colto l'immaginazione, ha colpito l'immaginazione e i sentimenti della gente presente. Parlo quindi dello spettacolo e della processione. Lo spettacolo è stato realizzato grazie alla regia di Don Mirko Orsini e naturalmente ai lavori del suo gruppo teatrale Carlo Nardelli, regia sicuramente magistrale, che ha messo proprio sul palco in modo particolare il messaggio teatrale, che è stato ottimamente completato dall'intervento della Scuola di Danza Città di Gubbio, che con Silvia Menichetti ha creato
delle movenze, io non è che me ne intendo molto di danza, però delle movenze e delle armonie che sono state veramente suggestive, con le musiche toccanti curate da Fausto Paffi. Inoltre l'altro momento appunto in cui ci si è immersi nella realtà degli antichi Umbri è stato quello della processione, e lì sono stati tanti figuranti. Oltre al gruppo teatrale di Don Mirko Orsini, ci sono stati tanti cittadini che si sono resi disponibili a rivestire i panni degli antichi Umbri, rischiando anche in qualche modo il ridicolo, se vogliamo, e invece è stata sicuramente una cosa molto bella, perché hanno assunto un atteggiamento solenne e nello stesso tempo commovente, che la gente ha recepito benissimo. E anche qui dobbiamo ringraziare un po' tutti, veramente, dagli sponsor a coloro che ci hanno dato gli spazi per far vestire e spogliare i figuranti, a coloro che ci hanno dato i pannelli per le mostre, a coloro che le hanno curate, a coloro che ci hanno dato la possibilità di illuminare per esempio le fotografie, a chi per esempio ci ha seguito fino all'ultimo momento calzando, materialmente calzando i figuranti, cioè facendo indossare per esempio i calzari fatti da loro, come Andrea Kim di Volta alla Carta. Ma qui dovremmo parlare di tantissima gente che non, sicuramente ne elenco troppo lungo, li ringraziamo veramente, li ringraziamo di cuore, sapendo benissimo che dobbiamo veramente a loro la possibilità di sentirci soddisfatte e di vedere la realizzazione ormai compiuta. Ne potrei citare tantissime, sicuramente qualcuno si arrabbierà perché l'abbiamo dimenticato, ma quello che noi cerchiamo di mettere in evidenza è questo: la partecipazione nella stragrande maggioranza dei casi è stata veramente disinteressata, determinata proprio da un interesse, da una passione che in qualche modo si è sentita e hanno respirato tutti coloro che hanno partecipato, che hanno contribuito. Thank you.